Come ti pare a seconda stagione, a terza stagione, a quarta stagione? Ci metti un attimo, però non è che vuol dire che ti hanno prodotto la seconda stagione, l'ha fatta te. Quindi io gioco e ogni puntata adesso sta diventando una stagione nuova. Però funziona, la gente si appassiona, mia nonna è vista come un esempio. Per esempio, una cosa interessante è che tante persone mi scrivono e si concentrano sul fatto che il rapporto con mia nonna è bello perché è quello che avevano magari con la nonna che hanno perso, o quello che non hanno con la nonna che è in vita ma che non ha quel tipo di approccio con il nipote. Quindi è molto bello vedere che le persone si emozionano come se fossero in cucina con noi. In un certo senso, dai, anche una dimostrazione di un qualche cosa che latentemente sentiamo un po' tutti. Sembra che ci sia un rapporto più diretto e anche più incline a questo tipo di giochi con i nonni piuttosto che magari con i genitori. Però, sì, nel salto generazionale è più facile. Nel senso che tu sei talmente lontano da quello che è a livello d'età quella generazione, che paradossalmente se ci vai a pensare il ciclo storico è allo stesso punto. Quindi come c'erano dei problemi quando loro avevano 25 anni, c'era una grossa crisi, c'è grossa crisi anche oggi. Quindi diciamo che alla base è molto semplice rapportarti con qualcuno che è molto molto distante dalla tua età, paradossalmente. E che in qualche modo non ha paura del medium. Vero. Perché probabilmente anche lì la distanza... È cosciente, è quello. Esatto, cioè ha anche voglia di divertirsi e soprattutto di far divertire probabilmente il nipote. Tu considera che mia nonna adesso sta scrivendo un diario... non è che io ho detto scrivi il diario perché poi ci facciamo i video. Lei di suo pugno ha preso e sta cominciando a scrivere sto diario. Ovviamente lei c'ha manco la terza media, quindi ci sono degli errori di grammatica, di sintassi, però nemmeno troppi peraltro. E la cosa assurda è che lei non sta scrivendo un diario sul passato, ma sta scrivendo un diario sul presente, che è una cosa incredibile. Persone di 88 anni potenzialmente possono dire che hanno, insomma, parlano del ma i miei tempi, si stava meglio o non si stava peggio. Lei quello che sta facendo è scrivere questo flusso di coscienza incredibile sul presente che sta vivendo grazie all'esperienza con me. Quindi lei si diverte, arriva un sacco di... Oggi siamo entrati in 11 dentro casa a fare un video con i green screen, con le cose, e lei ci ha aiutato e lei era felicissima, era viva. E quindi diciamo che il periodo bello che lei sta vivendo, ha vissuto una bella vita, ma il periodo bello è quello presente, quello che ricorda con più, con maggiore felicità, ed è bello perché ne sta scrivendo, ed è una cosa incredibile. Cioè, leggere quel diario è un documento che io devo assolutamente tenere con me stretto, insomma. Bello, molto bello. Fra l'altro hai parlato di green screen, di una troupe praticamente, qui diciamo anche il discorso che facevamo dell'evoluzione tecnica, che è palese nei video. Comunque sì, si capisce come man mano che continuavi a lavorare ti impadronivi sempre più della tecnica, questo certo. Ti ha portato parecchio avanti, diciamo, perché al di là, diciamo, scusate la ripetizione, dei video che comunque continui a postare, hai cominciato ad aprirti a nuove prospettive, a nuove anche prospettive lavorative. Qui, questo mi porterebbe direttamente ad un altro argomento, però prima di arrivarci volevo rimanere su Nonna Lea. Vai, Nonna Lea, rimaniamo su fare Nonna Lea, un minimo di commistione, cioè... Abbiamo parlato di sponsor, abbiamo parlato di evoluzione tecnica, arrivi a Sky anche tramite Nonna Lea. Esatto, Sky mi chiama e mi fa, devi fare un video su House of Cards con tua nonna. Cioè Sky voleva prima mia nonna e poi me. E io sono felicissimo perché volendo fare regista ho creato un mostro, ho creato un talent che poi ho creato, è lei che mi ha creato in dire. Cioè, però nel senso virtualmente ho creato sta roba. Scambio e quindi, di colori. Sì, esatto. E quindi ho detto ok, fantastico. E quindi House of Cards, non so chi l'abbia vista, ma è una serie appunto che con Kevin Spacey in cui lui sfonda la quarta parete e parla con il pubblico e poi continua a parlare con i personaggi ed è questo, diciamo, questo politico assetato di sangue e di potere. E io ho fatto una parodia di House of Cards con mia nonna che conquista la bisca di Montemario a forza de supplie, non so, una campagna elettorale particolare, quindi ha funzionato, nel senso che la gente l'ha trovata una cosa molto interessante e divertente. Io mi sono divertito perché vedere mia nonna che faceva come Kevin Spacey, che prima guardava in camera e diceva una cosa, poi si girava e guardava me e diceva un'altra cosa, effettivamente faceva ridere perché funzionava, erano tutte buone la prima, era incredibile. Cioè noi stavamo lì, dicevamo ma scusa, dobbiamo rifare, no, la dobbiamo rifare, beh, perfetta. Quindi è stato molto divertente. Beh, guardiamolo un attimo, tanto pezzettino, questi sì. Aspetti sono evidenti fin dalla prima scena. Vai. Ho
fatto anche la sigla uguale, giustamente. Però suona Flaminio.